Il brano che Mozart non è riuscito a terminare è stato completato dal figlio allievo Süssmayr, al quale il maestro, in punto di morte, aveva lasciato precise disposizioni per come completarlo. L'afflato mistico e trascendente che avvolge tutto il brano è chiaro già dalla prima scala ascendente affidata alla voce delle soprano. Sarà eseguito poi l'Ave Verum di Perosi, canto a due voci, e il Dulcis Christe di Michelangelo Grancini.